Buongiorno a tutti e due, Luca Martinazzoli di Milano e Partners, Yes Milano. E tra l'altro, insomma, io farei immediatamente un cappello, perché Milano e Partners è una realtà nuova, nata per promuovere il Comune di Milano, anche in accoppiata ad altre realtà, vedi Camera di Commercio, Borsa Milano e così via, giusto? Corretto. Milano e Partners nasce per promuovere la città di Milano nel mondo. Il Comune, insieme alla Camera di Commercio, ha deciso che era opportuno avere uno strumento simile a quello che hanno le altre realtà nel mondo, penso a New York & Company o London & Partners, che sono agenzie che promuovono la città, e la città è composta da tante anime, quindi non sono solo quelle in capo al comune, ma sono in capo a tutti gli enti importanti della città che hanno voglia di partecipare. Ad oggi abbiamo alcuni soci, tra cui SEA, per esempio, tra cui Confcommercio, tra cui Borsa Italiana, che sono in parallelo in qualche modo insieme al Comune e alla Camera in questo sforzo di promuovere Milano. E Yes Milano è un brand invece? Yes Milano è il brand che noi utilizziamo per la città. È un brand che nasce un paio d'anni fa insieme al Comune, che l'ha dato, diciamo, in gestione a Milano & Partners. Nasce per impaginare la città sui 12 mesi, quindi organizzando un calendario di week e di city. Adesso lo stiamo alimentando e utilizzando per promuovere la città a 360 gradi con tre ambiti specifici: il turismo, l'attrazione di studenti internazionali e di investimenti esteri. Tra l'altro, insomma, tu, cioè, stiamo chiacchierando con te, ma c'è anche Nicola Lampugnani che vediamo in alto. Ciao a tutti. E sono molto contenta perché ti spiego, ti faccio una premessa. Io sono stata un po' critica perché ho visto quel bellissimo video e spreco complimenti, perché quando c'è professionalità si vede, no? Anche da chi si occupa di comunicazione, quindi la differenza la nota. Insomma, nelle testate non di settore, ovviamente, non veniva sempre menzionata l'agenzia. Ho detto a Nicola, ma perché? Anche perché, visto che abbiamo il piacere di parlare con te, cioè, insomma, la comunicazione per Milano è un'altra degli asset importanti, no? A parte che a livello generale in Italia vale il 2,6% del PIL, che non è poco. Però, insomma, Milano insieme a fashion, design, tutto il terziario è rilevante, per cui perché non dare credito ai crediti, come diciamo noi? No, a parte gli scherzi, è stato un lavoro... Com'è nata intanto la collaborazione? Ecco, raccontaci. Nasce in maniera molto spontanea, nel senso che 3 settimane fa, a questo punto, quindi non moltissimo tempo fa, abbiamo deciso di fare un pezzo di comunicazione che fosse off the moment, quindi che fosse pronto per il 4 di maggio. Abbiamo costruito un brief e poi, chiacchierando con Nicola e il suo team, è venuta fuori un'idea molto bella. Abbiamo deciso di portarla avanti. Abbiamo trovato Tapeless Film, che ha deciso di investire nella produzione, quindi sottolineo che le due strutture, come Gali, diciamo, hanno partecipato per fare un regalo alla città e aiutarci in questo momento di ripartenza. E poi ci siamo chiusi, diciamo, su Zoom e su Hangout per 3 settimane di un'altra cosa. No, esatto. No, io l'ho scritto anche quando ho fatto un post io su Facebook quando è uscito il film. E la cosa bella di questo è stata un po' la collaborazione tra tutte le parti, una collaborazione all'insegna comunque della professionalità per diversi motivi. Il primo, che lavorando con Luca e con il suo team abbiamo fatto una presentazione come bisognerebbe farla, quindi partendo da una strategia. Abbiamo delineato insieme a loro una strategia e poi della strategia, che era poi la strategia del ripartire un passo alla volta, abbiamo sviluppato delle creatività, poi siamo andati, abbiamo deciso di proseguire con una delle creatività presentate, a cui poi si è aggiunto anche Gali, e quindi poi abbiamo utilizzato anche Gali e il suo aiuto per affinare un testo che era già stato scritto, diciamo, come concetto, ma poi con l'aiuto di Gali e poi anche della musica e di tutto il resto, abbiamo fatto diventare una sorta di ode o poesia che raccontasse la bellezza di Milano. Però devo dire che questo è stato molto bello, perché rappresenta un po' quello che noi cerchiamo sempre: un brief, una strategia e una creatività. Credo che poi il risultato, di cui siamo tutti molto contenti, testimoni anche un po' che delle metodologie di lavoro strutturate
senza diventare iperstrutturata, perché poi l'avrò fatto davvero in 3 settimane al volo, sentendoci 10 volte al giorno al telefono su Zoom e cercando poi di tutti di trovare anche la soluzione giusta al momento giusto, perché Luca lo potrà testimoniare, ma non ci sono, ci sono stati tantissime problematiche dal punto di vista produttivo, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista delle tempistiche. Però quando poi c'è una sintesi e una, diciamo una, un lavoro molto insieme tra case di produzione, agenzia e cliente, anche il risultato, in questo caso è stato secondo me il giusto risultato di un lavoro di questo tipo. Secondo me poi il lavoro, ecco Luca, io ti volevo fare i complimenti perché cioè, è raro, devo dire, è qui, vedere a livello istituzionale, no, la comunicazione, cioè rappresentare le istituzioni come se fossero dei brand, cioè vuol dire una città, il comune. E in realtà in questo video, cioè rappresenta, adesso voglio fare un paragone, non so, il video della Lombardia, ad esempio, non poteva rappresentare Milano, perché anche la forma, il, cioè il contenuto, ma anche il modo in cui viene realizzato deve rappresentare una città, cioè Milano è una città che deve tornare a trainare alla sua maniera, in una nuova maniera, ma il divenire in un modo cool. E quindi questo video secondo me rappresenta anche questo, cioè il fatto che sia fatto bene, con un'ottica registica di un certo tipo, no? Rappresenta il brand Milano, come insomma un brand del lusso che si promuove con un... con una... Perché è così difficile, ecco, ragionare anche a livello di pubblico in modo strategico, cioè pensando un obiettivo, un risultato e un flusso di comunicazione che porti da A a B, tu che poi vieni dalla comunicazione non istituzionale, no? Di tuo background. Noi lo sforzo che stiamo provando a fare, e non è uno sforzo facile, è quello appunto di costruire un brand della città. Quindi a monte, a livello strategico, un paio d'anni fa la città ha deciso di avere un brand che potesse funzionare per raccontare la dimensione della città, che non fosse la dimensione istituzionale, ma fosse la dimensione di Milano. E quindi credo che a livello strategico la scelta importante che ha fatto il sindaco è stata quella di credere allo sviluppo di un brand. Non è una scelta, cioè, innovativa nel mondo, nel senso che tutte le città hanno dei brand che hanno sviluppato. È una cosa che nasce negli anni '80, quando le città iniziano a competere tra di loro, e quindi a competere sulle risorse, sulle persone, sugli abitanti, sul turismo, e diciamo, il mondo anglosassone in particolare, hanno iniziato a costruire, diciamo, delle strategie di posizionamento chiaro che richiedevano un brand. Io credo che il grosso limite che spesso troviamo ad avere, diciamo, sul territorio italiano è che si mischi un po' il brand di un territorio, di una città, con l'istituzione, e hanno due ruoli completamente diversi. Uno molto orientato per missione istituzionale a adempiere a determinati servizi fondamentalmente, e quindi molto concentrato su una dimensione funzionale. E invece c'è una dimensione poi, diciamo, di brand che funziona non solo per i cittadini, ma funziona per tutti gli utenti potenziali della città, che deve lavorare su dei livelli diversi di comunicazione. Questa cosa non è facile da fare per tante ragioni, anche amministrative, quindi riuscire a ingaggiare una relazione con professionisti seguendo le procedure non è sempre facilissimo, e a volte è più facile usare delle strade più diciamo già battute. E quindi... Ma qual è il posizionamento, ecco, che state disegnando per Milano? Insomma, qual è la linea del futuro? Appunto, intanto l'andare avanti lentamente si riprende, no? Ma avete in mente una strategia? Ma insomma, è una domanda non facile oggi, nel senso che fino a 2 mesi fa avevamo un brand plan, chiamiamolo così, molto chiaro e molto forte, e che lavorava sulle dimensioni che tutti conosciamo della città, e quindi diciamo in primis sulla capacità della città di essere molto inventiva e attiva 12 mesi all'anno, quindi l'idea di organizzare le week, gli eventi, quindi avere una città che fosse molto attiva e viva. In questa fase stiamo reimmaginando la città, credo che il DNA non si cambia, nel senso che il DNA di un brand come Milano è quello. Sicuramente cioè, nel breve cambieranno i target di riferimento, nel senso che proveremo a parlare molto di più all'utenza locale, all'utenza italiana, sia in ambito turistico ma anche in ambito di
mantenere chi è sul territorio e poi, diciamo, nei prossimi mesi dovremo ridisegnare il posizionamento anche rispetto a come evolverà il mondo, e quindi viaggi, eccetera, con in testa le Olimpiadi del 2026 che diventano il nostro nuovo, diciamo, traguardo, comunità e come territorio. Parlo di branding di nuovo, quindi poi la città ha tante anime, però da un punto di vista di branding internazionale sicuramente quello sarà chiave. Io credo che le università sono uno degli asset più importanti di Milano, hanno investito molto in questi anni e credo che siano dei punti da cui ripartire. Ci sono in qualche modo le anime produttive, quindi le filiere più importanti di Milano, che sono la moda, il design, la comunicazione, ma anche il mondo del life science, il mondo del fintech, la manifattura urbana, quindi sono delle anime che stanno in qualche modo stanno ridisegnando i propri processi, le proprie strutture, e siamo convinti che, conoscendo il DNA dell'Italia e di Milano, troveranno delle forme per continuare a essere competitivi a livello mondiale. Lo sport è un altro pezzo importante di Milano, e quindi penso al calcio, ma penso appunto alle Olimpiadi, ma diventa un mondo fondamentale. E quindi questi sono un po' gli ambiti su cui noi ci stiamo spremendo il cervello su come trasformarli in strumenti di comunicazione. Credo che la cosa fondamentale, diciamo, del marketing delle città, che ci tengo a sottolineare e che un po' racchiude anche la difficoltà, è che le città sono fatte di tantissime anime. È molto difficile tenerle tutte sotto lo stesso cappello o orchestrare in qualche modo il loro posizionamento nel mondo. Quindi il nostro lavoro è anche un lavoro di valorizzazione di quello che c'è, di quello che fanno tutti quelli che promuovono Milano. Ci sono settori che lo fanno in maniera più importante perché vivono di export, altri che lo fanno investendo sulle istituzioni culturali, che sono fondamentali per il nostro territorio. E quindi, diciamo che al contrario di quando si vende in qualche modo un prodotto che è controllato al 100%, quando si lavora sulla città si lavora al contrario. Certo. Scegliere le cose belle valorizzandole. È vero. Anche insomma, cioè, l'ottica mi sembra nuova è quella di far sistema. Infatti, cioè, Nicola, ovviamente si tratta di lavori, e questo lavoro è stato fatto appunto gratuitamente, no? Da tutti quelli che hanno partecipato, però è un modo anche di esaltare tutti i comparti in modo implicito, cioè anche per la comunicazione è bello poter collaborare a progetti così. No, ma senza dubbio, ma infatti una cosa che volevo aggiungere a quello che diceva Luca è che senza dubbio Milano ha una componente avanguardistica in Italia, e quindi è anche giusto che da un certo punto di vista, anche a livello di comunicazione, dia un messaggio che è un messaggio che ha una sorta di sua avanguardia. Inoltre, un'altra roba molto importante proprio sulla comunicazione milanese è che questo messaggio che abbiamo cercato di dare è un messaggio estremamente inclusivo. Nel senso che la scelta comunque anche di Gali stesso e anche del messaggio che è stato dato non è un messaggio top down, ma è un messaggio di grande inclusione e anche di una voglia di utilizzare Milano un po' come esempio positivo per certi versi. Quindi anche cercare comunque una cosa che io amo molto anche di questa, di come è stata gestita Milano anche dal punto di vista della comunicazione, e l'inclusività. Una città che comunque ha anche cambiato pelle negli ultimi anni, soprattutto dal punto di vista proprio dell'inclusività verso soggetti che arrivano. Io non sono milanese. Sì, beh, ma la maggior parte, non so quanti milanesi ci sono oggi a Milano, pure pochi. Però credo che comunque debba essere tutto un po' concertato per dare un messaggio di questo tipo. Per quanto riguarda invece la comunicazione, quello che dicevi tu, sicuramente è stata una cosa bella che abbiamo voluto fare molto volentieri, anche perché crediamo che la comunicazione, se fatta di qualità, abbia sicuramente un valore, e Milano non può essere o non dovrebbe essere comunicata con una qualità bassa. E per qualità intendo dire anche proprio la parte di artigianato che fa parte del nostro mestiere. Quindi davvero da regista, da Gentile che fa regista, Teples Film, noi abbiamo cercato di mettere in campo quelle che sono delle eccellenze, non le uniche, ce ne sono tante sicuramente a Milano e comunque nel mondo della comunicazione, ma è giusto anche. Anche tutto il sistema dell'audiovisivo, insomma, lombardo sta alzando l'orgoglio di esserci e di pesare. Sì. Luca, se tu dovessi citare la città a livello internazionale che secondo te sta comunicando meglio oggi, quale sarebbe?
Secondo me, diciamo, il team più creativo è quello di Helsinki. Ah, e cosa, cioè, qual è il guizzo creativo che ti fa dire ciò? Utilizzano, diciamo, fanno branding come se lo dovessero fare veramente per un prodotto. Insomma, in questo lockdown, per esempio, hanno lanciato un'esperienza 3D di altissimo livello in cui uno può entrare dentro la città come se entrasse in Fortnite. Quindi ha lavorato con un'azienda molto innovativa di Helsinki che si chiama Zoom, che produce ambienti 3D, sì. E quindi hanno fatto un lavoro che in qualche modo di vero marketing e di comunicazione, quindi hanno comunicato un'esperienza innovativa in un momento di difficoltà, spostando un po' l'attenzione rispetto a una serie di altri problemi. Chiaramente non gli risolve il tema del turismo, ma lavora su branding. Quello sarà difficile per tutti, devo dire. Posiziona Helsinki come una città. Ma tra l'altro questo è ulteriormente interessante proprio perché non a caso Helsinki è un'eccellenza per tutto quello che è il creative technologist. Sì. In tutto quello che è un mondo della creatività applicata alla tecnologia. È anche bello che sia in qualche modo. È un po' il discorso che facciamo sempre, che arrivi... un brand deve rappresentare quello che è, no? Cioè, e giustamente Helsinki rappresenta quello che è. Milano è giusto che Milano rappresenta quello che è. Milano rappresenta in qualche modo la bellezza o comunque un tipo di racconto che secondo me è molto sì. Calza molto bene diciamo, nei panni di Milano. È vero. Senti, niente, speriamo di vederne tantissimi di lavori belli così, io me lo auguro, ma sono certa. E stai già pensando ai prossimi? Sì, no, abbiamo tante idee e siamo fiduciosi di trovare, insomma, energie e risorse dentro la città per continuare a... Sono certa anch'io, cioè è vero, se certe sinergie anche di sistema si mettono insomma insieme possono uscire delle bellissime cose, poi pro tutti, no? Si dice un po' che questa pandemia... ha fatto finire i giochi a somma zero, come si suol dire, perché ormai si deve vincere tutti e probabilmente esperienze di questo tipo lo insegnano. Abbiamo il grande vantaggio che siamo la prima città nell'Occidente che si è ammalata e la prima che in qualche modo esce da questo sì, momento di difficoltà e quindi abbiamo un sacco di spazio per sperimentare, rischiare e sbagliare eventualmente. Anche fare scuola, per cui cioè abbiamo anche i fari insomma un po' puntati addosso perché ci seguono molto da vicino anche dall'estero, no? In questo momento. Ma infatti io credo che uno dei fattori del successo di questo lavoro che è stato fatto è anche proprio che ha avuto una espansione anche fuori, non solo da Milano ma anche dall'Italia, proprio perché essendo i primi in qualche modo a uscire dal lockdown abbiamo avuto anche tanti riflettori puntati banalmente, ma io lo vedo anche nel nostro network da New York, che ha guardato questa cosa come fosse un qualcosa di avanguardistico anche a livello di strategico e di messaggio, e non è casuale questo, però è a volte il timing sui messaggi è anche... Quindi niente, aiuto. Io vi saluto, vi ringrazio, insomma mille di questi lavori, aspettiamo i prossimi progetti, visto che insomma ci siamo conosciuti, rendici ovviamente partecipe e buon proseguimento di giornata. Grazie. Ciao Monica, grazie mille. Ciao.